Oggi vi voglio parlare di un prodotto, come dire, femminile, certamente. Il cosmetico più utilizzato dalle donne insieme o dopo il rossetto. Qual è? Il mascara. Mi voglio concentrare oggi sul mascara perché sono numerose le pubblicità ingannevoli in questo settore su questo prodotto e che raggiungono davvero punte record. Nell'acquistare il mascara non fatevi ipnotizzare o abbindolare dagli slogan, dalle immagini perfette, perché spesso l'effetto promesso dalle foto è ottenuto con ritocchi al computer, con ritocchi digitali di assoluta imprecisione. Più volte le campagne di celebri aziende sono state bloccate da interventi dell'autority sulla pubblicità su richiesta dei concorrenti. Altre volte si è scoperto che le modelle indossavano addirittura ciglia finte. Il prezzo del mascara non è sempre un buon criterio per la qualità del prodotto. Non c'è bisogno di spendere 20 o 30 euro, si può scegliere un buon mascara anche con una spesa tra i 7 e i 15 euro. È bene però ricordare sempre che si applica sugli occhi, la parte più delicata del viso, e perciò è necessario orientarsi su prodotti garantiti anche dal punto di vista allergico e che appunto non provochino reazioni in questo senso. Alcune sostanze possono essere tossiche o addirittura abrasive per la cornea e quindi cercate di stare molto attenti. Per evitare infezioni, danni o lesioni accidentali è bene seguire alcune regole che mi permetto di indicarvi. Primo, nell'applicare il mascara non andate troppo vicino alla radice in modo da non occludere le ghiandole lacrimali che assicurano comunque, al di là del nostro pianto, la lubrificazione dell'occhio. Due, fate molta attenzione ai movimenti bruschi in modo da evitare danni all'occhio mentre vi truccate. Non condividete il mascara, mi raccomando, con altre persone, con altre donne. Nelle mucose attorno all'occhio sono presenti numerosi batteri che facilmente passano sull'applicatore e potreste così contagiarvi con infezioni di vario tipo, dalle semplici congiuntivite a patologie ben più serie. Viceversa, se avete avuto o è in corso un'infezione, meglio sbarazzarsi del cosmetico. 4. La carica batterica, tra l'altro, aumenta rapidamente con il tempo. Anche per questo il mascara ha una scadenza che va rispettata ed è piuttosto limitata dopo il primo uso, dai 3 ai 6 mesi, e si parte da questo, per il calcolo di questo tempo, da quando apriamo la confezione. Poi, dopo questo periodo, è meglio buttarlo perché diminuisce anche la resa del mascara. Un cambio di colore e di odore sono un segnale d'allarme da valutare, quindi guardate sempre e annusate sempre il prodotto prima di metterlo. 5. Il mascara resistente all'acqua danneggia facilmente le ciglia, quindi va adoperato proprio in particolarissime occasioni, cioè molto molto sporadicamente. Beh, mi pare di avervi detto tutto, non perdete la rubrica di attualità del pomeriggio. Ci vediamo più tardi.